Nuove case popolari saranno realizzate a Francavilla Fontana. Si tratta di 8 alloggi il cui stabile sorgerà nel quartiere Peschiera, attiguo alla caserma dei Carabinieri. Il tutto grazie al finanziamento di circa 720.000 euro ottenuto nell'ambito del programma dell'abitare sostenibile e solidale della Regione Puglia. L'edilizia residenziale pubblica, dopo oltre un ventennio di attesa, riparte anche a Francavilla Fontana, spiega l'assessore all'urbanistica Nicola Lonoce. Quest'opera, dice sempre Lonoce, è la seconda che progettiamo in pochissimo tempo. Altri alloggi saranno realizzati nel quartiere San Lorenzo nell'ambito della rigenerazione urbana. Non solo alloggi a Francavilla Fontana, il progetto è candidato anche ad una seconda linea di finanziamenti che prevede la creazione all'interno dello stabile di una sede per i servizi funzionali allo sviluppo del quartiere. Il progetto, che prevede un investimento di 500.000 euro, è risultato ammissibile ma non finanziabile nell'immediato. La buona posizione in graduatoria lascia presagire che, così come previsto dal bando, il finanziamento arriverà nei prossimi mesi grazie al meccanismo dello scorrimento. Soddisfatta anche l'assessore alle politiche abitative Maria Passaro. Proseguiamo il nostro impegno, ha detto Maria Passaro, per rispondere alle difficoltà abitative denunciate dalla cittadinanza più fragile. La realizzazione dello stabile prevede una particolare attenzione anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Oltre al rispetto delle norme sul risparmio energetico, è prevista la creazione nel quartiere di uno spazio verde pubblico. Il progetto è stato presentato in maniera congiunta dal Comune di Francavilla Fontana e dall'Arca Nord Salento, l'ex istituto autonomo Case Popolari.